giocata al Millennium, finisce 3-2 la sfida tra SOS e Dopaminergici. Siamo qui con Scippa e People. Scippa e People, senti, allora parlo prima con Capitano. Scippa, una partita giocata in inferiorità numerica con squadra dimezzata, è arrivata però la vittoria. Sì, questa è la dimostrazione che se c'era l'uomo in più avremmo sicuramente stato in questa partita, che abbiamo praticamente dominato anche essendo l'uomo in meno. Abbiamo fatto una grande prova di sacrificio e è andata bene. A ringraziare anche il portiere che si è sacrificato, nel ruolo che non era il suo. Senti, un SOS che quindi sale a quota 4 punti, quindi ci credi a questa Unicom Federation League? Speriamo di innanzitutto venire con noi in più la prossima volta e giocarci ogni partita. Sì, questo. Salutiamo Paolo Zena, la Trini, grazie Mariano. Domanda a Pipolo. Pipolo, pensi che comunque, diciamo, sul campo la vittoria è stata meritata secondo la tua considerazione? Secondo me sì, è stata una partita di sacrificio, lui in meno, però abbiamo meritato alla fine, abbiamo creato più occasioni. Saluto Lollo. Vabbè, bene così. Da ringraziare anche i tre nuovi innesti di stasera, Ragone, Ciotola e Ielli, che comunque hanno dato il massimo in mezzo al campo. Una triade fortissima, infatti si è trovati molto bene. Vabbè ragazzi, allora vi saluto. Federation League, buonasera, termina 3-0 la sfida tra Atletico Naval e Chiava Veronica. Siamo qui con il portiere del Naval, Savarese. Sai, una cosa, complimenti per la porta. Grazie, è la seconda volta. Senti, comunque è una vittoria, non direi facile, perché comunque gli avversari hanno dato filo d'acqua a celebrare una vittoria per 3-0. Assolutamente sì, guarda, all'andata infatti abbiamo perso 5-2. C'è stato, diciamo, due innesti rispetto all'andata, ma soprattutto è migliorato il nostro gioco, perché giocando insieme siamo migliorati. E infatti, se secondo me abbiamo fatto una partita veramente quasi perfetta. E io sono uno che mi lamento sempre, però hanno giocato bene. Senti, il primo tempo finisce 0-0, poche azioni, poche conclusioni. Poi nel secondo tempo Ciani trova quel gol. Sempre il solito Ciani, sempre il solito capocannoniere dell'Unicom Federation League. Gli dobbiamo tanto sicuramente, sì, ma tutta la poi squadra. Poi dopo create il gioco, però l'unica cosa, alla fine del secondo tempo forse avete lasciato un po' più di spazio a loro, però poi l'avete trovato voi in avanti. Esatto, loro diciamo che forse non hanno saputo approfittare di questi spazi che abbiamo lasciato perché eravamo un po' stanchi, però loro forse solo verso fine partita sono stati un attimo demoralizzati e disorganizzati, però sicuramente sono una squadra almeno bravi quanto noi, sicuramente, infatti si è visto pure l'anno. Va bene, allora ti saluto. Grazie. Ciao. Unico Federation League, siamo qui con Fabrizio Farnuso Desperados e Lorenzo Letta Sporting Club Unina. Partita finita su 2-2, molto tesa. Partiamo prima da Lorenzo Letta. Un po' di considerazioni sulla partita, migliore in campo della squadra. Secondo me queste due squadre sono le più attrezzate del girone. Noi abbiamo giocato bene, loro ci hanno dato filo da torcere. Tutto sommato penso che il pareggio sia giusto. Anche se alla fine un po' di critiche finale, ma alla fine come episodi penso vediamo cosa ne pensa Farnuso, capitano del Desperados. È stata una partita divertente, ci è piaciuta molto, gli avversari sono forti. Peccato che è la seconda volta che ci recuperano all'ultimo secondo dopo che eravamo in vantaggio. Il rigore è destino. Forse non c'era, lui dice che è destino, noi diciamo che è sfortuna. Quindi vabbè, è sempre un buon pareggio con la prima classificata. Ci meritavamo, aspettavamo e meritavamo la vittoria. Siamo forti, purtroppo ci è andata male anche questa volta. Quindi il parere sull'altra squadra può essere una delle tre. Secondo me sì. Alla fase io penso che insieme al Lynch Club, anzi secondo me noi, Lynch Club e loro, praticamente loro siamo le squadre più attrezzate per andare avanti. Ok, va bene così ragazzi, grazie. Ma che intervista hai giocato? Fabio Benito, ragazzi! Appena terminata Dopaminergici contro lo Steam, vinco Dopaminergici 5-3, siamo col capitano Mariale e col portiere Brigante. Cominciamo da Brigante, hai preso 3 gol, però ne hai fatti fare almeno altri 3 con dei rinvii precisissimi per Scotti, che sono bravissimi a sto fatto. Ci eravamo messi d'accordo sui lanci lunghi, sapevamo che potevano andare un po' in difficoltà perché Riccardo fisicamente riusciva a gestire il pallone, fortunatamente sono stato preciso nei lanci e diciamo ho perdonato il primo gol che ho preso per colpa evidentemente mia. Sì, subito al primo minuto avete a freddo, sì, a freddo assolutamente. Qua con Varriale la partita si era messa male, subito 2 gol sotto, sì. Poi riusciti a recuperare il primo, effettivamente un po' così di disattenzione. Loro sono forti, sono bravi nel palleggio, a centrocampo erano magari in superiorità, quindi il gioco con i lanci lunghi visto soffrire un po' a centrocampo, sì, avevo sempre tutte le parti, sì.
però avevamo un po' il dente avvelenato per l'8-0 dell'andata, quindi non ci siamo lasciati innervosire, tranne diciamo gli ultimi minuti in cui un po' si è degenerato, però evidentemente è bruciata un po', anche perché loro non si aspettavano di perdere, quindi... Infatti loro le proprio parole a fine partita sono state, sembrava facile, ma la partita si è arrivata molto più difficile di quello che ci aspettavamo. Sì, sono stati anche degli sfottò in mezzo al campo, il Brasile, vinciamo facile, però la siamo persi. Anche se io, diciamo, il loro numero 11, un ragazzo che veramente col palleggio, palla a terra, lancio lungo, sì, controllo, è molto forte. Molto, molto forte. Vabbè, dai, io vi ringrazio, complimenti per la partita. Grazie. Bocca al lupo, vedi. Crepi. Arrivederci. Ciao. No, 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 un attimo solo, prima di iniziare l'intervista. No, prima di iniziare l'intervista, questa vittoria è dedicata al nuovo presidente che purtroppo non è potuto venire perché ha un viaggio a Lisbona, martedì parte, in cerca di nuovi talenti. Presidente! Però è dedicata a lei. A lei. Buonasera da Millennium. Grazie presidente. Grazie presidente. Andiamo a mangiare pizza. Letecchio, SOS, finisce con il risultato di 2-0 per il Letecchio. Siamo qui con mezza squadra e portiere Netti, porti in battuta stasera. Volevo parlare con mister. Grazie. Mister, all'andata 4-0, ritorno 2-0. Tutto bene, la squadra siamo andati bene, abbiamo recuperato dei giocatori importanti, a gennaio sappiamo che ne aspettiamo anche una squadra. Senti, forse anche la prima dei completini. Guarda, spero di sì, ma devo dire la verità, non credo che completino, perché è lo spirito della squadra. Comunque in mezzo al campo c'erano i ragazzi, hanno creato il gioco rispetto a molto di più rispetto agli avversari. Sono una buona squadra, hanno delle buone individualità, però oggi abbiamo fatto meglio noi, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo creato parecchie occasioni. Senti, questo Letecchio ha tutte le possibilità per vincere così. No! Noi cerchiamo di fare il massimo, poi dove arriviamo significa che se ci fermiamo ce lo siamo meritati. Che è stato? Venite lo zio Twister! La parola al portiere Marconetti. Porta in battuta stasera. Oh, ma ce l'ho! Vabbè, non si è stato chiamato spesso in calcio. Come è andata la partita? No, vabbè, se un portiere c'è. Beh, con la porta da un po' che mi dilettava avanti. Adesso c'è un rischio per il ragazzo lì col cappellino, rischia di perdere il posto, dottore Ciocci, cioè, ma vediamo un po', dai. Senti, ciao Toto, grazie. Guarda l'ammunizione. È sembrata un po' ingiusta, ma c'è eccessiva, però l'arbitro ha guidato bene. Allora, ragazzi, vi saluto, in bocca al lupo. Grazie. Abbiamo due esponenti dello Spartans, il capitano Alfano e l'uomo decisivo per questa vittoria 2-1 importantissima, Chianese. Allora, Chianese, diciamo, la partita è stata dura, più di quanto vi poteste aspettare, perché comunque loro erano ultimi a 4 punti, però è arrivato una vittoria importante. È vero, la partita è stata combattuta, si è decisa nei minuti finali. Abbiamo giocato non benissimo, però abbiamo mantenuto le offensive della squadra avversaria, poi alla fine siamo riusciti a vincere con il 2-1 finale. Portiamo a casa 3 punti. Durante tutto il match voi avete tenuto meglio il campo, si vedeva che eravate più organizzati, però non siete mai riusciti a concludere. È dovuto secondo me alle condizioni del campo, che visto e considerato che ha fatto il diluvio oggi, era molto scivoloso ed era quasi impossibile giocare palla a terra, e quindi secondo me questo è influito parecchio il fondamento della partita. Okay, invece il capitano volevo chiedere, secondo te è stato più per merito degli avversari o per demerito vostro, diciamo, questo equilibrio, una partita che in fondo ci aspettava che voi dovesse stare a vincere? Ma innanzitutto penso che le assenze hanno condizionato la partita. Nella nostra squadra avevamo diversi indisponibili, anche loro avevano 5, che è un giocatore abbastanza forte, insomma la partita è andata, ha fatto la differenza, quindi hanno condizionato le assenze, ma soprattutto il campo. Questo campo piccolo equilibra i livelli, perché la squadra più dotata qualitativamente fatica perché ci sono meno spazi. Noi ne abbiamo usufruito a nostro vantaggio contro il Piazza Letecchio, però siamo stati penalizzati oggi, in quanto l'innesto di Andrea ci avrebbe consentito di far girare meglio il pallone, però con gli spazi ristretti questo è stato abbastanza difficile. Ci tengo a ringraziare Andrea Chianese, che insomma è stato un nuovo acquisto, l'acquisto dell'ultimo minuto, in quanto ieri pomeriggio era uscita la notizia, anzi, per cui
gli Steam di Lorenzo Carbone avevano depositato in Lega un fantomatico contratto rivelatosi poi falso. Insomma, ci sono anche i Raiola della Uni Confederation League. Fortunatamente l'onestà del Dimitri Berbatov, Andrea Chianese, ha fatto sì che potesse giocare con noi. E invece un commento sull'arbitraggio? No, no, il signor Liguori ha arbitrato secondo me sempre in maniera corretta. Ci siamo lamentati anche noi, io penso che qui tutti, la partita, sì, tutti giocano, sia noi che l'arbitro, siamo qui per divertirci. E come sbagliamo noi, io sono uno di quelli che sbaglia stop, passaggio, eccetera, l'arbitro può sbagliare qualche valutazione, però l'importante è che tutto avvenga nella massima educazione e correttezza, e Antonio Liguori è un arbitro bravo come tra l'altro gli altri, insomma non penso ci sia.